tua via. Basili che annuncia gioia, sono richiami d'infinito. Gioia, pace, nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo Santissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua nel tempo sacro degli 50 giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste e fa che i popoli dispersi si raccolgano insieme e le diverse lingue si uniscono a proclamare la gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? Come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti.
giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Togli loro il respiro. Muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Manda il Signore, spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo, infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dessetati da un solo spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nulla fatica, riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invade nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, se nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù. Stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. I discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». È parola del Signore. Il giorno di Pentecoste, e oggi, le porte del Cenacolo si aprono e la comunità esce. Per far che cosa? Esce per affrontare il mondo. Ora, tutto questo non attraverso, non so, una decisione propria,
Tutto questo perché, investita da un soffio prepotente dello Spirito Santo, che diciamo catapulta la Chiesa in mezzo alla gente, cioè mette la gente nel luogo che è la sua missione. Oggi, vedete, noi dobbiamo recuperare questa dimensione, che è una dimensione pentecostale. Perché voi mi direte? Perché i cristiani, noi cristiani, siamo chiamati a riscoprire il segno caratteristico cristiano. Oggi, oltre che preoccuparci, non so, per le defezioni, come vediamo che ci sono, come vediamo la pratica religiosa che registra defezioni paurose, ma guardate bene, quello che oggi fa paura, sapete cos'è? È una vita cristiana insignificante. Una vita cristiana che non ha nulla da dire, una vita cristiana tiepida, irrilevante, questa fa paura. E della prima comunità cristiana aveva imparato bene la lezione di Cristo. Infatti, se noi leggiamo le prime pagine degli Atti degli Apostoli, vediamo che quelle prime comunità sono fitte di gente che va in prigione, fitte di gente che colleziona delle minacce, delle punizioni, anche la morte. Eppure la gente continua la sua missione, la missione che Cristo ha lasciato ai cristiani. Vedete, come cristiani non possiamo essere innocui, diciamo pure la parola innocui. Perché voi mi direte? Perché la nostra vita cristiana deve diventare un contagio per chi ci avvicina. E poi guardate bene che io assolutamente non credo alle soluzioni di facilità, non so, ai compromessi. Non credo ad un ideale cristiano che riduce le proprie pretese, che sono poi le pretese di Cristo, magari arrivando, non so, a amichevoli compromessi. Invece credo un'altra cosa, ad un impegno serio, sempre più serio, ad un impegno sempre più arduo, ad osare con chiarezza, a dire veramente chi è il cristiano. Questo dobbiamo fare. Perché vedete, una vita cristiana addolcita, imborghesita, facilitata, rischia di diventare irrilevante. Perché? Perché non ha più niente da dire a nessuno. È una bandiera che è diventata fazzoletto, che è diventata straccetto colorato, che può servire al massimo come elemento di folklore e basta. Ma non è questo il cristianesimo. Ora, per ovviare a questo inconveniente, per evitare questa umiliante squalifica,
è necessaria una qualificazione. Qualificarci ed essere cristiani. Vedete, Cristo ha detto che dobbiamo essere il sale della terra. E ricordiamoci che nessun esegeta è riuscito a dimostrare che sale si può tradurre con miele e neanche che lievito voglia dire sonnifero. Nel 1968, sulle porte della chiesa della Sorbona, della chiesa, era apparsa questa scritta: lo sapevate che esistono dei cristiani? Beh, raccogliamo queste provocazioni, raccogliamo, perché oggi è legittimo chiederci: esiste il cristiano? Beh, sta a noi, ad ognuno di noi, fornirne le prove. Fatta questa riflessione, continuiamo la celebrazione della Messa e recitiamo: credo, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Oggi, Pentecoste, celebriamo la nascita della Chiesa. Gli apostoli e discepoli, fino a ieri divisi e dispersi, diventano comunità fraterna capace di annunciare con coraggio il Vangelo e di testimoniare la vita nuova del Signore Gesù. Preghiamo insieme perché lo Spirito diventi l'anima della Chiesa e della nostra vita cristiana. Preghiamo dicendo: ascoltaci Signore, ascoltaci Signore, per la Chiesa, perché trovi anche oggi il fuoco dello Spirito che la strappi alla stanchezza burocratica, ai piccoli problemi interni e la renda protagonista dello sforzo di costruire una nuova umanità. Preghiamo. Ascoltaci Signore. Ancora per la Chiesa, perché il suo servizio agli uomini lo realizzi non mettendo un velo ai problemi, non compromessi, illusori e fragili, ignorando le tensioni, ma orientandosi coraggiosamente verso una maggiore fedeltà alla parola di Dio. Preghiamo. Per tutti coloro che, forse senza saperlo, hanno dato e danno forza all'azione dello Spirito nel mondo, mettendo in crisi le strutture di ingiustizia e di oppressione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché lo Spirito sostenga la nostra speranza di un mondo più umano. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché il Signore accolga nella gloria eterna Pierangelo,
preghiamo. Signore, perché la Pentecoste sia non solo ricordo di un avvenimento passato, ma ricchezza nuova per la nostra comunità e per tutta la Chiesa, concedi a tutti noi di ritrovare la chiarezza e l'intrepidezza dello Spirito e insieme la gioia di assecondare i germi di rinnovamento suscitati dalla Tua parola, perché con un cuore nuovo l'uomo non sia più la minaccia, ma la speranza del nostro mondo inquieto, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Se qualcuno desidera fare la comunione, alzi la mano. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceverà dalle mani questo sacrificio, alla gloria del Suo nome, per i nostri e della Sua Santa Chiesa. Mando, o Padre, lo Spirito Santo, promesso dal Tuo Figlio, perché riveli pienamente i nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza di tutta la verità, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni
con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Vi preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Guido e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, da Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza che venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa,
e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e di una volta parla. Corpo di Cristo. Guarda quante orme bianche son segnate sulla tua via. Basili che annuncia gioia, sono richiami d'infinito. Gioia, pace, preghiamo. O Dio, che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi il tuo dono, perché in questo cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna sia sempre operante in noi la potenza del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Con questa preghiera si conclude il periodo pasquale e come segno viene spento anche
il candelabro, che poi verrà riacceso in occasione dei funerali, in occasione dei battesimi. E a proposito di funerali, sapete che mercoledì alle 10:30 ci sarà un funerale, e voi conoscete chi era, per il rosario c'è un problema, siccome c'è l'assemblea, quanto pare non è permesso. Prego ognuno di voi il giorno precedente di recitarlo in casa propria. Se volete seguirlo su TV2000 alle ore 18, viene trasmessa in diretta da Lourdes. Ci sono anche altri canali, Rete 7 ad esempio alle 5:30 trasmette il rosario, a volte da Guadalupe, a volte da Europa, a volte da altre parti. Comunque, se volete seguire, seguirla anche in televisione. Ecco, domenica la messa sarà celebrata in Piazza Fracchia. Perciò, sì, così facciamo est, sud, ovest, poi andremo anche di là a nord, poi facciamo così il giro e accontentiamo tutti. Qualche obiezione? No, abbiamo detto bravo. Meno male. Un'ottima idea. Allora, il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Diamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. E buona giornata a tutti.